Buongiorno, grazie. Grazie dell'invito. Per me è un piacere essere qui. Non voglio parlare troppo, anche perché hanno detto tanto, a quanto ho capito, le persone che mi hanno preceduto. Parliamo del tema della corruzione per cercare di capire soprattutto quali sono gli anticorpi, perché quando ci raccontiamo solo guai, poi alla fine ce ne andiamo depressi a casa e non abbiamo risolto niente. Oggi corruzione significa, come è successo durante Tangentopoli nel 1992, che ci troviamo migliaia di cittadini ammalati di epatite e di AIDS, perché nel 1992 un certo Poggiolini, scambiando tangenti con delle aziende farmaceutiche, diede agli ospedali dei flaconi di sangue infetto che veniva prelevato da galeotti, da cittadini dell'Africa, da persone che avevano degli stili di vita abbastanza discutibili e che quindi infettarono, avevano il sangue infettato. Tutt'oggi, per colpa di quegli scandali di corruzione, abbiamo persone che hanno contratto l'epatite, abbiamo persone che si costituiscono ancora parte civile in dei procedimenti. Oggi corruzione significa che, per esempio, nella zona vostra c'è una cooperativa che si chiama CPL Concordia, che con il subappalto ha metanizzato alcune zone e vi ha montato i tubi del metano invece che a 60 cm come per legge, 30 cm sottoterra. Questo che cosa significa? Che vi espone ad un pericolo enorme, perché non sono tubi dell'acqua, sono tubi in cui passa il gas metano. Corruzione significa soldi delle vostre tasse che vengono sprecati o spesi in tangenti. Pensate che solo grazie all'ultima inchiesta Sistema abbiamo scoperto che 10 miliardi di euro delle nostre tasse, tra TAV, Expo, Mose ed altre grandi opere inutili, sono state spesi in tangenti, 10 miliardi di euro. Questi sono i guai. Come si risolvono questi guai? Sicuramente con la legge anticorruzione, che significa che se tu ti fai corrompere, vai in galera e cortesemente ci resti il più tempo possibile. E prima di andare in galera ti facciamo un decreto ingiuntivo in cui recuperiamo tutti i soldi che hai preso, perché non è che ci basta solo che te ne vai in galera, ci devi ridare i soldi delle tasse dei cittadini. Se no non ci capiamo che significa corruzione, perché che i politici siano corrotti purtroppo lo sappiamo. E quindi quando vediamo parlare di questi temi alla TV cambiamo anche canale, perché diciamo vabbè, oggi ne hanno arrestato uno, domani ne arrestano un altro. Solo questa regione è stata colpita in 2 settimane da 3 arresti. Ferrandino, sindaco del PD. Poi c'è stato il vice sindaco o l'assessore del comune di Nola. Poi c'è stato il comune di Ercolano. Tutti fatti annunciati. Ad Ercolano ormai sono 2 mesi che si discute delle tessere comprate del PD. Ci sta indagando la direzione distrettuale antimafia. Non era una novità. Quindi è vero le leggi, è vero recuperare i soldi delle tasse dei cittadini, ma in tutto questo le forze politiche che cosa fanno per evitare di produrre una classe politica corrotta? Io vi dico oggi che cosa facciamo noi. La prima cosa è tenere lontano dai soldi, dalla mole di milioni di euro che ci piombano addosso quando entriamo nelle istituzioni, i nostri eletti. Quando siamo arrivati in Parlamento avevamo diritto a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Non li abbiamo presi per 3 ragioni. La prima l'avevate deciso voi con un referendum. Non toccate i fili. L'avevate deciso voi con un referendum nel 1993. La seconda sono soldi che non sono rimborsi, perché danno i soldi a forfè. Ogni voto che prende un partito 4,50 euro, 9 milioni di voti, e fate i conti. Terzo, perché tutti quei soldi, chiunque li dovesse maneggiare, ha tra le mani una tentazione enorme. Noi non siamo quelli che credono di essere perfetti, noi siamo consapevoli di essere esseri umani, e l'unico modo per tutelare l'essere umano è cercare nelle istituzioni di costringerlo a fare il suo dovere, che significa risolvere i problemi di quelli che stanno fuori dalle istituzioni, i cittadini. Ma se tu vedi piombare sulla tua testa 42 milioni di euro, i problemi te li dimentichi, ed è per questo che noi rifiutiamo i soldi.
un'altra norma che noi abbiamo. Voi avete parlato del microcredito. Allora, noi siamo parlamentari, avete di fronte parlamentari, me, Salvatore Micillo, Vilma Moronese, parlamentari che rinunciano a oltre metà dello stipendio, un vicepresidente della Camera, che sarei io, ce ne sono altri tre, prende quasi 18.000 euro netti al mese, senza parlare dell'auto di servizio, il telepass gratuito, il cellulare, la SIM card, i rimborsi per le spese di rappresentanza, un mucchio di soldi, un maremoto di soldi che piombano sul tuo conto corrente e ancora una volta quando arrivano, se li prendi, ti dimentichi quali sono i problemi, ti dimentichi perché sei stato eletto e cominci a pensare: oh, qua è bello, quasi quasi ci rimango. E allora a quel punto non sono più le buone cose da fare che sono importanti, non sono più la realizzazione del programma la cosa importante. I politici si trasformano in gente che vuole la poltrona ogni 5 anni e smette di pensare al consenso, inizia a pensare solo ai voti che può cominciare a comprare visto i soldi che ha, che può cominciare a scambiare col potere che ha facendo favori, che può cominciare a carpire con promesse che non manterrà mai. Ed è per questo che oltre la metà del nostro stipendio lo restituiamo, cioè quei soldi ogni mese entrano nel mio conto corrente di quello di Salvatore e ogni mese noi facciamo un bonifico per restituirlo. Solo negli ultimi, quando è stato? A gennaio abbiamo fatto l'ultimo restitution day, io ho restituito 70.000 euro, Salvatore probabilmente di più per quello che è molto ancora più zelante e ancora più virtuoso di me. Tutti questi soldi finiscono su un fondo. In 2 anni abbiamo messo insieme in 140 parlamentari 10 milioni di euro. Con 10 milioni di euro noi facciamo microcredito a piccole imprese, non risolviamo i problemi dell'Italia, perché quei 10 milioni di euro dovrebbero essere 10 miliardi di euro. Ma quei 10 miliardi di euro potrebbero esistere se tutti i politici italiani facessero come facciamo noi, sarebbero 10 miliardi di euro. E vi dico la verità, se noi fossimo al governo con 10 miliardi di euro non faremmo il microcredito, ma abbasseremo le tasse per tutte le imprese direttamente senza fare il microcredito, solo che non essendo al governo ci siamo inventati la cosa che potevamo realizzare e non abbiamo aspettato una legge. Ed è per questo che il mio intervento oggi sulla corruzione non vuole individuare la soluzione della corruzione nelle leggi per forza, perché non bisogna aspettare una legge per tagliarsi lo stipendio, non bisogna aspettare una legge per rinunciare ai rimborsi elettorali e non bisogna aspettare una legge per dire: va bene, io mi sono fatto 10 anni di politica, adesso può bastare, passo il testimone a qualcun altro. Basta l'onestà e la credibilità, che significa dici una cosa e poi la fai. Ed infatti un'altra norma che noi definiamo anticorruzione nel Movimento 5 Stelle è quella dei 2 mandati. Dovete sapere che io, Salvatore, siamo stati eletti per la prima volta in questa legislatura in Parlamento. Abbiamo per le regole del Movimento solo un'altra possibilità di essere eletti. Dopodiché torni alla vita reale, perché se vieni dalla vita reale ci devi tornare durante il tuo mandato, ti impegni per migliorarla, perché quando hai finito il mandato sono pure problemi tuoi quelli che stanno lì fuori. Ma soprattutto, e su questo mi rifaccio a quello che è successo ad Ischia, questo sindaco del PD che hanno arrestato, gliene arrestano ormai uno al giorno, Ferrandino è uno che faceva il sindaco di Forza Italia in un comune vicino, sempre sull'isola di Ischia. Poi ha fatto il sindaco del PD in un altro comune e poi Renzi lo ha candidato alle europee, alle ultime europee, nonostante fosse già indagato per un reato importante. Nelle carte dell'inchiesta viene fuori che la cooperativa che si doveva occupare della metanizzazione dell'isola di Ischia è anche quella cooperativa che procacciava voti a Ferrandino, addirittura chiamando l'ambasciatore albanese in Italia, al quale chiedeva di far votare per Ferrandino alle europee tutti gli albanesi residenti in Italia e con diritto di voto. Che cosa ci spiega questo episodio?
che Ferrandino era uno disposto a fare qualsiasi cosa pur di farsi rieleggere, e dobbiamo essere fortunati che siamo riusciti ad arrestarlo, siamo come Stato italiano, perché lui ha fatto il primo dei non eletti nel PD alle europee, ma se fosse stato eletto l'immunità parlamentare europea non gli avrebbe consentito di essere arrestato. Allora, siccome io non sono un fesso, c'è un sindaco indagato e lo candidano alle europee, visto che l'inchiesta è grave, puoi vedere che lo hanno candidato alle europee per salvargli la pelle mandandolo in Parlamento e scudandosi con l'immunità parlamentare? Queste cose da noi non potrebbero succedere. Oggi purtroppo Valeria Ciarambino non è qui, la nostra candidata presidente di regione, non è stata bene stanotte, per questo non riesce a stare qui con noi. Ma alla regione Campania, per quanti mesi editoriali di questa regione, dei giornali nazionali, hanno sprecato inchiostro supponendo che io mi dovessi candidare alla presidenza della regione, ostentavano una sicurezza che addirittura molti dei nostri, degli attivisti, dei gruppi dicevano: ma tu sei pazzo, noi abbiamo delle regole. E io ho sempre detto: io non ho nessuna intenzione di violare le nostre regole, perché una regola importante nel nostro movimento è la serietà. Se io mi sono candidato alle elezioni nazionali e vi ho spiegato qual era il programma politico che volevo realizzare, e dopo 2 anni eletto, quando il mandato dura 5 anni, decidevo di candidarmi in regione, e poi magari dopo la regione andavo a candidarmi a sindaco, e poi mi andavo a candidare da un'altra parte, ma voi quale credibilità mi avreste assegnato a me come forza politica e come singolo deputato, come singolo rappresentante politico in questo momento? Noi dobbiamo mantenere degli impegni. Se siamo andati lì e vi abbiamo detto che ci tagliavamo lo stipendio, allora partiamo dal presupposto che ognuno che teniamo a Roma è uno in meno dei loro, e a voi costa la metà, perché i soldi ve li torniamo indietro con il microcredito. E se io me ne vado, faccio cadere già quell'impegno, ma poi ho un programma elettorale da portare avanti insieme a tutti gli altri parlamentari. E la mia serietà sta nel fatto che se mi prendo l'impegno di essere eletto, non faccio come Alessandra Moretti del PD, che in 4 anni ha fatto il vice sindaco di Vicenza, il parlamentare italiano, l'europarlamentare, adesso si candida alla presidenza della regione Veneto. Dov'è il programma elettorale che ad ogni elezione ci è venuto a spiegare? Come fa a realizzarlo se cambia istituzione ogni volta, passando di poltrona in poltrona per assicurarsi sempre 5 anni davanti di stipendio e di potere? Dov'è il cittadino a cui hai promesso che avresti fatto delle cose in tutta questa storia? Allora, queste regole, che a volte vengono viste anche un po' male, vengono criticate, ci dicono che siamo troppo talebani, che siamo troppo rigidi, sono lo scheletro di un movimento che combatte la corruzione anche se non esistono leggi anticorruzione. È quel movimento che non aspetta le leggi per cambiare la classe politica, innovandola con delle regole ferree. E guardate, non esistono deroghe ed eccezioni in questo movimento, perché quando inizi a derogare per qualcuno cominci ad allargare le maglie e cominci a fare quello che hanno fatto i partiti negli ultimi 30 anni. Ed è per questo che questo è un movimento in cui è difficile stare, difficilissimo. Quando ci accusano che abbiamo avuto troppi fuoriusciti, io rispondo sempre così: guardate che qua non è uno scherzo, qui è difficile stare, ti devi tagliare lo stipendio e ti devi convincere che non sei un politico, sei un semplice dipendente dei cittadini. E per me è una garanzia se una forza politica mette fuori i malintenzionati, è una garanzia. Allora, oggi la riflessione più grande che dobbiamo fare, secondo me, e che faccio sempre io, per evitare di farmi, come dire, prendere in giro anche dai media, dalle interviste, da quello che si dice in TV, è: io alla fine, come forza politica, come cittadino eletto in Parlamento, cosa posso fare per migliorare le cose senza per forza aspettare la legge e dire che è colpa di qualcun altro? Beh, noi delle cose le stiamo facendo. Oltre a quello che vi hanno raccontato stamattina, io vi invito, quando potete, andate a vedere un po' cosa stanno facendo i nostri sindaci, perché quello che vogliamo fare in Regione Campania
con questi candidati come Vincenzo e come tanti altri e come Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza, è quello che hanno già fatto i nostri 10 sindaci eletti in tutta Italia. Nei nostri comuni Equitalia non esiste più, l'abbiamo cacciata a calci e la riscossione la facciamo noi. E vi spiego che differenza c'è tra la riscossione di Equitalia e la riscossione di un ente pubblico coscienzioso. Significa che se un commerciante non mi può pagare la tassa di occupazione solo pubblico o la tassa sulla tenda, una tassa ignobile che non ho mai capito come è stato possibile introdurli, i commercianti pagano la tassa sulla tenda che aprono ogni giorno, una tassa sull'area che occupano sostanzialmente, e tu mi devi 100 euro, tu commerciante come comune, non me li puoi pagare. Non ha senso che io dopo 3 mesi te ne chiedo 300 con more ed aggi come fa l'ente di riscossione che attualmente c'è. Ha senso dire tu mi devi quei soldi, perché se tu mi dai quei soldi io faccio i servizi per i cittadini. Ma se tu mi devi 100 euro io ti devo mettere in condizione con un piano di dilazione di darmeli, perché è mio interesse prendermeli quello che mi devi, non più di quello che mi devi. Ed è questa la riscossione che facciamo nei nostri comuni. Ci sono comuni che abbiamo ereditato in dissesto finanziario, che assomigliano un po' alla Campania per come sono distrutti economicamente, ma non ci siamo schermati dietro la scusa non ci sono i soldi, scusateci, quelli di prima hanno fatto i guai, noi adesso non li possiamo risolvere. Da noi, nei comuni che stanno veramente in difficoltà e in dissesto, facciamo una cosa molto semplice: il sindaco non si prende niente, nessuno stipendio. Ha deciso, per esempio, a Bagheria, che ha un comune che stava fallendo, ha detto: io almeno per tappare le buche, per sistemare i servizi essenziali, non prendo lo stipendio. Così tutti gli assessori e quei soldi, anche se dovrebbero andare a me come sindaco, li metto nella comunità. Noi facciamo qualsiasi cosa per aiutare i nostri concittadini, perché la nostra unica sfida è mantenere la reputazione che abbiamo con voi, la credibilità che abbiamo nei vostri confronti, che significa che se ci prendiamo un impegno lo dobbiamo portare a termine, e questo vale in positivo per le cose da fare e in negativo per le cose che non si devono fare. Se noi avessimo ceduto alle avance di quei partiti che oggi sono al centro dei più grandi scandali di corruzione, noi saremmo diventati come loro e voi oggi ci stareste tirando insalate e pomodori, ve lo posso assicurare per quello che ho visto in questi anni e per quello che è successo. È così che sono scomparsi movimenti che anche dopo Tangentopoli erano nati e avevano delle ottime intenzioni, perché sono arrivati là e invece di prendere la strada maestra hanno preso le scorciatoie e si sono persi nelle scorciatoie, perché lì dentro hanno dovuto fare dei compromessi per poter imboccare quella strada e ne sono usciti con le gambe rotte. Allora, se noi andiamo a vedere cosa stiamo facendo, dove amministriamo, capiamo anche quale sarà la campagna che vogliamo realizzare. E non c'è bisogno che vi venga a dire cosa vogliamo fare, vi dico andate a vedere cosa abbiamo fatto e immaginate la campagna uguale. E non vi sto parlando di comuni della Svizzera o del nord, perché noi poi abbiamo questo complesso molto spesso del dire vabbè, ma quello è il nord, là lo possono fare, qui non lo possiamo fare. A parte il fatto che vi faccio notare che i più grandi scandali di corruzione di questi ultimi 2 anni si sono realizzati tutti al nord: Expo, Mose, Emilia, Firenze, tutte le più grandi inchieste. E soprattutto una cooperativa come la CPL Concordia della civilissima Modena è venuta a sedersi lei al tavolo con i casalesi per spartirsi i soldi delle opere di metallizzazione. Quindi ricordiamoci sempre che alla fine la nomea ce l'abbiamo noi, ma poi i guai li fanno gli altri. Ma vi dicevo questo per dirvi che noi abbiamo sindaci a Pomezia, un comune ad alta infiltrazione camorristica, che abbiamo trovato con 200 milioni di euro di debiti, e il primo giorno che il nostro sindaco si è insediato ha osato rimuovere le bancarelle abusive del lungomare con il quale il sindaco di prima faceva voto di scambio. Il sindaco di prima di Pomezia, di un altro partito che non ricordo neanche quale fosse, mi pare fosse una coalizione centrosinistra ma potrei sbagliarmi, lo ha aggredito il nostro sindaco, ed è per questo che il nostro sindaco lo ha denunciato ed è stato condannato per direttissima quello uscente. Questo fu il biglietto da visita del nostro sindaco appena insediatosi a Pomezia,
da parte del sistema partitico. In 2 anni di lavoro, tagliando fondazioni inutili, stipendi inutili, ristrutturando le partecipate, riorganizzando il personale della polizia locale e il personale del comune, abbiamo trovato in 2 anni soltanto già un utile di 4 milioni di euro, il comune è già inutile dopo 2 anni e stiamo già realizzando nuovi servizi per i cittadini con i soldi che abbiamo risparmiato. Le cose si possono fare, io è questo che vorrei trasmettere, le cose si possono fare. A Ragusa, dove abbiamo un altro sindaco che di certo non è la Svizzera, quel sindaco, tagliando gli sprechi e inserendo qualche tassa alta sulle estrazioni, su quelle che sono le opere minerarie di quella zona, sulle grandi lobby, ha creato il reddito di cittadinanza per i cittadini che non hanno né reddito né lavoro. Come funziona? Gli dà un assegno mensile o annuale e ai cittadini è chiesto o di fare dei lavori di pubblica utilità oppure di formarsi per un lavoro che richiedono le aziende del territorio. Quella è una zona agricola, ad alta vocazione agricola, e noi non abbiamo niente da invidiare a quella zona. Ebbene, grazie al lavoro del nostro sindaco e al reddito, all'assegno sociale che dà, ci sono cittadini di Ragusa che si stanno formando come agricoltori per entrare nelle imprese agricole. E questi soldi dove li abbiamo trovati? Semplicemente tagliando le spese inutili, tagliando quello che non serve. E allora, se io vi dico che abbiamo 470 auto blu in regione Campania, che spendiamo 60 milioni di euro in gasolio in questa regione e 50 milioni di euro in bolletta elettrica delle ASL, quando con i fondi europei potremo convertire energeticamente tutti gli ospedali e risparmiare 2/3 di questa spesa da reinvestire in posti letto negli ospedali o in liste d'attesa più efficienti in questo paese. Se io vi dico che oggi abbiamo un patrimonio immobiliare in Regione Campania che è 40 milioni di euro e paghiamo affitti per 40 milioni di euro, un patrimonio inutilizzato che vale 40 e paghiamo affitti per 40, c'è ancora qualche dubbio che i soldi ci sono in questa regione ma stanno andando nelle tasche di quelli a cui non devono andare più? C'è ancora qualche dubbio in questa regione? Allora noi questo facciamo il buon padre di famiglia che arriva al vertice delle amministrazioni quando ci è concesso dai cittadini, perché poi sarete voi, le vostre famiglie, i vostri amici, i vostri conoscenti a decidere se noi dovremo governare la regione Campania, se dovremo entrare in regione. Abbiamo tanti candidati sindaco in Campania per le elezioni comunali, sarete voi a deciderlo, però sappiate che quando arriviamo noi facciamo come un buon padre di famiglia che si ritrova in una condizione della propria famiglia di difficoltà, cerca di razionalizzare le spese, elimina quello che non si deve spendere, lavora per i propri figli, lavora per assicurare ai propri figli il meglio, fa i sacrifici e alla fine rimette a posto i bilanci. Noi abbiamo un grande rispetto per i soldi che date allo Stato in tasse. Quello che non c'è stato in questi anni è il rispetto verso i soldi che ognuno di voi paga in tasse. E quando parliamo di corruzione, per questo voglio concludere così, ricordiamoci sempre che sono soldi delle vostre tasse, delle nostre tasse, di quelle che paga mio padre, che paga mia madre, di tutti quelli che pagano tasse e mettono soldi nella spesa pubblica. E ci chiediamo, ma come mai le cose non funzionano in Italia? Non funzionano perché quei soldi, invece di entrare in un capitolo di spesa, entrano in una tangente o in uno spreco. E quando c'è un'opera inutile come l'Expo che si poteva fare presso le aziende agroalimentari d'Italia, di tutta Italia, non c'era bisogno di costruire i palazzi per fare un'esposizione dell'agroalimentare. Se devono arrivare 20 milioni di cittadini d'Italia, io sono più contento che vadano in un Expo diffuso su tutto il territorio e fanno lavorare tutto il territorio, non un'area grande quanto il comune di quanto questo comune o il mio comune, in cui hanno costruito palazzi e cemento per fare un'esposizione. Ma quando c'è un'opera inutile, devi corrompere qualcuno per certificarti che è utile. Ed è lì che nascono tutte le tangenti, gli appalti truccati. E quando quest'opera inutile è in ritardo, si fanno i commissariamenti, nei quali non esiste più la legge, ma c'è uno che dice tu ti prendi il lavoro, non c'è bisogno di fare una gara d'appalto. E allora, alla fine, inizia quello che è successo in questi mesi.
Allora, quando parliamo di corruzione ci ricordiamo dei nostri soldi, e quando ci dicono che le cose stanno migliorando, io non ho bisogno di leggere gli indici per sapere se le cose stanno migliorando, i PIL, DEF, tutta questa roba, questo nuovo vocabolario che utilizzano per cercare di renderci più ottimisti. Io, per vedere se le cose stanno migliorando, chiedo a mio padre o a mia madre, quando torno a Napoli nel weekend, e dico: senti, ma tu come stai rispetto a un anno fa, a 2 anni fa, o a 3 anni fa, o a un mese fa? Come va la tua impresa? Oppure chiedo ai miei amici: come stai tu? E tutti mi dicono che le cose non stanno andando meglio nelle loro famiglie, le cose stanno peggiorando. Perché? Perché alla fine è semplicemente apparenza. Ci riempiono di chiacchiere sulle cose che vanno meglio, ma le cose andranno meglio quando avremo al governo delle nostre istituzioni persone oneste. E per me non può essere onesto chi ha causato quello che ha fatto, quello che è successo negli ultimi 20 anni in Italia. Non ci possiamo illudere che risolveranno i problemi i partiti che li hanno creati, i problemi in questo paese, che stanno al centro degli scandali di corruzione. Non ci facciamo fregare dal fatto che cambiano i volti, perché dietro quei volti ci sono sempre le stesse persone in questo paese, sempre le stesse lobby, sempre. Allora, ogni tanto è sano, per evitare di farci ipnotizzare, chiederci come stiamo. Perché è lì che poi cominciamo a muoverci. Noi non abbiamo tutte le soluzioni. Io so solo che dove stiamo governando lo stiamo facendo dei grandi sacrifici, non noi, ma come amministrazioni, per assicurare più servizi, più lavoro sul territorio e togliere Equitalia di mezzo. Questo lo stiamo facendo, e vi assicuro che se andiamo in Regione Campania faremo 2 cose per prima. La prima è tagliare tutti quegli sprechi e metterli nei servizi, abolizione del ticket, trasporti gratuiti per gli studenti. Abbiamo fatto un programma molto veloce, ma che serve, molto breve, ma che tiene dentro quelle cose che tutti quanti voi vorreste vedere realizzare. Ma la seconda cosa che facciamo è prendere tutte le carte che troviamo là e le portiamo in procura, perché quei signori sentono solo il rumore delle manette. Grazie a tutti.